Mimir, puoi finire la tua storia? Ma certo! Dove eravamo rimasti? Eravamo arrivati a Bergelmir e alla sua regina che fondavano un nuovo regno. La chiamarono Jotunheim e lì cominciarono una nuova vita. Guarda lassù! Affrontami, Dio del Tuono! Le tue provocazioni non smuovono gli dei, spirito. Non ti ascoltano. Non schernite la mia vendetta. Sebbene la mia famiglia abbia consacrato la vita ad adorare Thor, io consacro la mia alla sua caduta e inizierò dalla statua sulla tomba di mio padre. Improbabile. Sei morto. Possiamo fare qualcosa? In cambio di un premio. Se abbattete la statua, potete depredare la tomba di mio padre. Egli riposa su un'isola a oriente. Perché odi Thor così tanto? Dopo la sua morte, mia madre edificò la statua per proteggere la sua tomba. Fummo sbalorditi quando venne il Dio del Tuono a farci le condoglianze. All'inizio eravamo entusiasti, ma presto si approfittò della nostra ospitalità. Mia madre lo pregò di andarsene e Thor, ubriaco, la uccise. Non provavo altro che dolore. Alla fine persi anche quello. E al suo posto trovai solo rabbia. Sì, mi spiace tanto. Vieni, dobbiamo abbattere una statua. Ce ne sono altri. Bene. Ragazzo. Certo. Padre giace su un'isola a est. Non confondete la statua di Thor di mia madre. Non avrò pace finché la statua di quell'assassino non verrà distrutta.